cosa che sempre la tenevo in regalo. C'avevi uno per il culo? Questa è una foto, Gentile, sì. Aspetta. Sì? Sì. Cosa tolgo? Ah, perché scorre. Guarda per così. Sì. Devi solo per me quello centrale. Lo stadio olimpico. Tantissime emozioni. Uno sempre regressivo. È sfogato. Ah, adesso ripeto lì. Con molta gratitudine, perché per me la Lazio significa moltissimo nella mia carriera e come ti ho detto, ho vissuto dei momenti bellissimi. Nella Lazio ci sono molti argentini, da Ledesma a Biglia, adesso anche Santiago Novaretti. Sì. Che impressione, Gentiletti, sì, Novaretti, Gentiletti, che impressione ti hanno fatto questi ragazzi? Ah, Ledesma già è ben conosciuto, l'altro giorno anche con il Milan, penso che Biglia ha giocato una grande partita, adesso Gentiletti dovrà dimostrare, però ci ha dimostrato di essere un grande calciatore, per questo la Lazio l'ha messo gli occhi sopra e uno spera sempre di fare bene, no? E penso che ha tutti gli armi per farlo, e speriamo che riesca. È un ambiente particolare la Lazio, è un ambiente che bisogna entrare nel cuore della gente, dei tifosi, e dopo è un livello di un club che ti permette di pensare in cose grandi, no? Per questo penso che la Lazio ha dei giocatori, li ho visti l'altro giorno, hanno reagito talvez un po' tardi con il Milan, però l'ha messo in difficoltà, hanno avuto dei momenti che hanno potuto aprire o pareggiare, invece hanno sbagliato l'ultimo passo, però penso che è una strada per diventare grande, una grande squadra. Un futuro qui, nella Lazio, ti piacerebbe? Per me, sai, sicuro che uno sogna con cose come ho sempre sognato con il calcio, di guardare di lontano la Lazio, quando non era nessuno, e dopo mi ha toccato stare qua. Così, due parole, sulla partita per la pace, come è stata? Sì, grande. Sì, è grande, poi prima di essere in Vaticano è un'emozione grande, perché sono musulmano anche di un contrario Papa, che è quell'altro mondo cristiano, però la cosa importante è di venire insieme, perché abbiamo solo un Dio che sempre andiamo... inginocchiamo lui davanti a lui, quindi è sempre una cosa bella. Un'emozione forte è stata tutti insieme, tutti per la pace. Sì, certo, perché viviamo un mondo bellissimo, che vogliamo sempre avere pace, perché se abbiamo pace possiamo vivere finché vogliamo, è quella. Bellissimo messaggio, grazie di tutto, e perciò ha vinto questa sera. Pace ha vinto, La pace ha vinto, sì, grazie. Prego.